sono i tuoi occhi, la tua bocca, forse in Africa che importa. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato. Io se te, tu sei ancora, tu dimmi quando, non guardarmi adesso amore, sono stanco, perché penso al futuro. Tu dimmi quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete, ho sete ancora, ancora, e vivrò, sì, vivrò tutto il giorno per vederti andar via, fra ricordi questa strana pazzia, il paradiso. Forse esiste chi vuole un figlio, non esiste. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno Marletta. Con queste bellissime note io vi auguro una gran bellissima giornata. Oggi è giovedì 20 febbraio e nonché oggi è giovedì grasso. Carnevale, carnevale, ogni scherzo vale. E vivrò, sì, vivrò tutto il giorno per vederti andar via. Di questa strana pazzia del paradiso, che forse esiste chi vuole un figlio o no. Tu dimmi quando ho bisogno di te almeno un'ora per dirti che ti ho ancora. Tu dimmi quando sai che non ti avrò, e sul tuo viso sta per nascere un sorriso, ed io sete, ho sete ancora, ho sete ancora. E allora, buongiorno amici di Barletta Vesta, un buongiorno vi viene detto dal cuore del Girello in Rosso, che è schifato, si è veramente schifato sentire sempre brutte novità di questi ragazzi che picchiano altri ragazzi che stanno facendo i fatti loro con le bici e si avvicinano a questo ragazzo che stava facendo ciclismo a piazza al Ponente e veramente, ciao Luigi, è veramente schifoso che questo bullismo sta veramente esagerando, allargando, ma questi qua non capiscono che se un genitore si trova a passare e vede una scena del genere, che il figlio sta a essere menato, qui ci può scappare anche il morto, ragazzi, aprite gli occhi, non scherzate assai con il fuoco, perché si sta sentendo sempre queste novità che mi dai una sigaretta, no, non ce l'ho, e lo picchiano a sangue 4-5 ragazzi. Cioè, ragazzi, aprite gli occhi, che qua si dice a Napoli nessun FS, fino a quando vi va bene, ma se vi va male veramente, sia ben chiaro questa cosa, perché si sta veramente esagerando. Cioè, che poi questo gioco di fessi, di stupidi, cioè questa è una cosa che veramente io dico, ma tanti divertimenti ci avete voi giovani, che vi potete veramente divertire in tutto e per tutto, e poi sendo che succedono queste cose, non esiste proprio, ragazzi, non deve esistere proprio questa cosa. Aprite gli occhi, perché veramente può succedere
una brutta, possono succedere delle tragedie, perché un genitore se malauguratamente per voi si trova a passare, ma anche un parente vede una scena del genere, cioè ragazzi, voi siete a rischio proprio, ma proprio a rischio proprio. Aprite gli occhi, ragazzi, aprite gli occhi. Si sta veramente esagerando. Allora bisogna divulgare questa cosa, ragazzi, bisogna farla capire a chi. E soprattutto vi invito a non essere omertosi, perché lo so che è brutto mettersi in mezzo dove c'è un branco, perché però qui veramente è brutto, ragazzi, anche perché non si sta sentendo più una bella notizia come prima si sentivano belle notizie, ora solo cattiverie, solo cose brutte. Cerchiamo di rassettare un po' di cose, perché qua veramente stiamo esagerando. Non vi può andare sempre bene, ricordate queste parole, non vi può andare sempre bene. Ciao Giuseppe, ciao Miri, ciao, ho visto Fretm Antonio Piccolo, ho visto Fretm Luigi, ho visto papà Eraclio, vedete, oggi vi voglio far gustare il nostro papà con questo cielo. Irene Romone, Comenna Angelo, ciao Angelo, Elvira, Vincenzo, Giovanni, Cosimo, Nicola, Donato Corvaci, ciao Donato, c'è Damiana. Ragazzi, è veramente brutto da dialogare a prima mattina di queste cose, è una cosa brutta, però io, credetemi, io ho una figlia di 15 anni e so com'è la gioventù di oggi. Meno male che mia figlia è una che ci sa fare, è una che non è che è nata oggi, ha preso dalla strada, cioè ha capito che il pericolo sta e non ha paura di niente, grazie a Dio. Però ci sono molti giovani, molti ragazzi che hanno veramente paura appena vengono guardati, e non è bello vivere così. Questo è il Teatro Curci. Ora, Miseria e Nobiltà, viene sold out, viene lui, il grande Lello Arena. A me piace tantissimo all'Arena, amico intimo della buonanima di Troisi. Comunque quest'anno c'è un bel cartellone al Curci, è veramente un bel cartellone. E niente amici, io veramente quando sento queste cose mi rabbrividisce il cuore, mi rabbrividisce tutta la vita. Ciao Rosario, ciao Rocco, e la Mary, ciao Mary, l'avete salutato. Un saluto al papà Eraclio, un saluto a tutti quelli che stanno ancora a dormire, un saluto a chi sta in bagno. Lo so Mary, però bisogna stare attenti, dobbiamo parlare di cose belle, hai ragione, ci mancherebbe. Qui abbiamo gente che è disposta veramente a tutto, a fare anche una. Io parlai ieri con un genitore, disse Lello, cerchiamo di sensibilizzarlo questo problema, perché prima che succeda qualcosa che non dovrebbe succedere e non dovesse succedere. E parliamo del giovedì grasso, oggi è giovedì grasso, mamma mia, siamo al 20, il 20 di febbraio, manca 9 giorni alla fine di quest'altro mese, mamma mia come passa il tempo. E allora, un saluto a tutti i criticatori di Barletta Vest che stanno sempre qua per criticare e non fanno mai niente di bello nella loro vita,
sono frustrati, sono campioni da tastiera, sono quelli che vogliono fare l'amico quando ti trova davanti e poi da dietro zac, ti pugnalano. E questa è la cosa brutta, che io veramente certe volte dico, ma vi rendete conto? Vabbè, dai, tra un po' è Pasqua, se... tra un po' andiamo al mare pure. Va bene, dai ragazzi, io vi auguro un buon giovedì, dai, anche se ieri ha fatto una bella pioggia, e ci voleva comunque, ci voleva una bella pioggia, una pioggia veramente tosta tosta c'è stata ieri, poi non sbagliano più, dicono che deve piovere, piove, non c'è problema. Lo so, è vero, ci vuole il servizio militare, ci mancherebbe. Ci vuole. Va bene ragazzi, io vi auguro una gran bella giornata, buona giornata a tutti. Ciao a tutti, Barlitti, a presto.